siamo sempre qui all'Orto Botanico di Roma e vi ricordo che l'argomento di questa settimana è la genetica. La genetica, sapete, è di attualità, è su tutti i giornali, se ne parla continuamente. La genetica che può far nascere dei mostri, degli ibridi, che può far nascere dei subumani. Di questo, ma non soltanto di questo, parleremo con il professor Marcello Siniscalco, italiano. Anche lui, come il professor Bizzi, l'altra settimana, da molti anni compie le sue ricerche in America. Ecco, parleremo, ripeto, con il professor Marcello Siniscalco e ci avventureremo, ci addentreremo in un mondo estremamente interessante, ancorché sconosciuto, che è proprio quello della genetica. Il professor Marcello Siniscalco. Il professor Marcello Siniscalco, biologo, da alcuni anni lavora, risiede in America, a New York, ma in realtà è nato a Napoli, si è laureato in medicina, ha lavorato molti anni in Italia, poi ha cominciato un minimo di pendolarità, no professore? Ah, direi regolare pendolarità, perché tutti gli anni sono venuto in Sardegna dove ho raccolto la maggior parte dei miei dati di lavoro, dei miei dati di ricerca. Ricerca sull'anemia mediterranea? Sull'anemia mediterranea, poi sulla predisposizione al favismo, ma poi in genere, data le circostanze ideali della Sardegna, il fatto di la genetica è una scienza che studia le meccanismi ereditari nelle famiglie e nelle popolazioni, e le famiglie raramente stanno insieme nel mondo di oggi. Mentre in Sardegna stanno insieme per 3-4 generazioni, allora è facile trovare tutti gli elementi per poter studiare l'argomento di cui ci si interessa. Il suo compito in questo momento qual è? Cioè di cosa? Io sono membro dell'istituto Memorial Sloan Kettering Cancer Center, che è un istituto del cancro, un istituto dei tumori, che ha una sezione scientifica dove non necessariamente si studia il cancro, si studiano problemi di biologia connessi allo sviluppo dell'organismo umano, sia quello normale che quello patologico, di cui il cancro è un'espressione. E insegno poi a livello post laurea nella facoltà di medicina dell'Università di Cornell, che sta dall'altro canto della strada, nel mezzo di New York, di fronte alla Rockefeller e di fronte allo Memorial Sloan Kettering. E in questo istituto dove lei lavora, quindi ha questo un gabinetto di ricerche proprio? Sì, essenzialmente io sono andato lì quando la genetica umana, che è una scienza che è stata per molti anni una scienza applicata, quando si derivavano i concetti sul meccanismo di come vengono ereditate le nostre caratteristiche normali e patologiche dalla genetica sperimentale, dalla genetica degli animali, dei microrganismi, e nell'uomo si applicavano soltanto questi concetti per vedere se le cose che sappiamo vengono ereditate nell'uomo, se vengono ereditate in quel modo come negli animali o nelle piante. Poi negli anni 50, intorno al 67, la genetica umana è diventata una scienza sperimentale per la possibilità di fare degli ibridi non tra individui ma tra cellule di individui. E cosa sarebbe l'ibrido tra cellule di individui? Sono quelli che si chiamano ibridi cellulari somatici, soma per dire corpo, contro la linea germinale per dire uova e spermio. E sono le fusioni indotte tra cellule di individui della stessa specie, cellule coltivate in vitro, oppure di individui di specie diverse, come topo e uomo, ratto e uomo, scimmia e uomo, ma sempre non dando luogo ad un individuo, ma dando luogo ad una cellula che resta cellula e basta, e non si sviluppa mai in niente di, non in un organismo adulto, ma serve molto per studiare appunto l'evoluzione biologica, per studiare l'espressione di tanti caratteri normali e patologici nelle due specie e problemi di biologia dello sviluppo in genere. Ecco, professor Siniscalco, lei ha toccato il discorso di questi ibridi e quindi è il caso forse di dire una volta per tutte che la genetica non fabbrica mostri, non nascono questi, non si ipotizzano questi subumani, come abbiamo letto anche in questi mesi, questi esseri che poi sarebbe un po' la scienza dei replicanti, ecco, sembra di essere diventata la genetica, stando ad alcuni giornali o ad alcune cattive informazioni, ecco, diciamo pure, quindi
cos'è esattamente la genetica? Direi che proprio questo campo della genetica di cellule somatiche ci ha insegnato che cromosomi di specie diverse non restano insieme nella stessa cellula che si divide per molto tempo. Infatti questi ibridi cellulari di cui parlavo si sono resi molto utili all'analisi, proprio perché facendo un ibrido tra topo e uomo, i cromosomi dell'uomo vengono continuamente persi mano a mano che la cellula si divide. Quasi non fosse possibile un equilibrio tra le cellule, tra i cromosomi di una specie e i cromosomi dell'uomo nell'ambito della stessa cellula. Questo parlando di cellule del corpo, il problema diventa molto più difficile quando si vuole fare una ibridazione a livello delle cellule germinali, uova e spermio, che possono vivere insieme nello stesso, quello che noi chiamiamo zigote, la cellula di fusione, provenuta dalla fusione dell'uovo e dello spermio. È estremamente difficile mantenere dei corredi genetici così diversi nell'ambito della stessa cellula, e quindi andare avanti nella riproduzione. Quindi lei esclude cellulare. assolutamente la possibilità. Non andrebbe avanti un ibrido tra specie diverse, e poi quello in questione non era neanche soltanto tra specie diverse, perché l'uomo e la scimmia non appartengono né alla stessa specie né allo stesso genere, ma a diverse famiglie, e quindi è una distanza notevole. Il fatto che ci sia un numero di cromosomi pressappoco uguali non significa nulla, ci sono specie con numeri uguali e che sono distanti miliardi, milioni e milioni di anni di evoluzione, e quindi non è concepibile che un embrione del genere, che un nuovo fecondato del genere possa andare al di là di poche divisioni, seppure ce la fa a dividersi. Poche divisioni quindi vuol dire poco tempo. Sì, poco, non riesce a formare l'embrione, non riesce a venire. Basti dire che tra gli aborti spontanei, come ho già ripetuto diverse volte ai giornalisti che me lo chiedevano, tra gli aborti spontanei dell'uomo nell'ambito della specie si trova il 50% di corredi cromosomici alterati, piccole alterazioni che sono sufficienti a non far andare avanti l'embrione. Figuriamoci un po' se ci fossero una fusione di cromosomi di specie diverse così diverse tra loro, sì, sarebbe assolutamente instabile, non potrebbe. Lei cosa sta studiando adesso? Io in particolare mi interesso della mappatura del genoma umano, l'ho fatto da mappatura sempre. Mappatura del genoma umano, quello di cui tanto si parla oggi. Cioè, conoscere tutti i... È come fare una mappa di un campo di battaglia, un censimento dei geni, della posizione specifica di questi fattori che controllano caratteri ereditari normali e patologici. È fondamentale, mi pare, di capire, arrivare a una mappatura. Certo, è la premessa per poter cominciare, almeno se lo chiede a me, senz'altro. Torniamo alla mappatura del genoma, cioè ecco, lei si sta occupando, per esempio, questo censimento, questa mappa proprio, come sono, cosa sono e come sono collocati. Sì, come sono distribuiti quelle sequenze di informazione genetica, quelle sequenze di DNA. Tutti sanno che il DNA è quello che immagazzina l'informazione genetica, come sono distribuiti nei vari cromosomi, perché questi geni non sono così come in una sorta di pentola distribuiti a caso, ma sono organizzati su strutture fisiche ben precise che sono i cromosomi, e ogni specie c'è un numero di cromosomi fisso, e il lavoro del mappatore, il lavoro di chi mappa questi geni è quello di andare a vedere quale gene è su quale cromosomo, e questa è l'informazione preliminare per poter riuscire. Come si arriva a fare questa? Cioè, con lei, per individuare quale gene è su un cromosoma, come fa? Uno dei mezzi ideali è stato appunto quell'ibrido cellulare somatico uomo-topo, che perdendo i cromosomi umani ha permesso subito di fare delle correlazioni tra quello che di umano c'è rimasto nella cellula che coltiva e il cromosoma umano che lei riconosce dal cromosoma di topo per via di differenze qualitative. Quindi si sono potute fare delle correlazioni tra quanto restava ancora di umano nella cellula coltivata al nitro, nell'ibrido, e il cromosoma che ancora c'era, e quindi assegnare in questo modo i geni a particolari cromosomi. Ecco, ma per dare una quantificazione a chi ci ascolta, ecco, per arrivare a questa constatazione, quanto tempo ci è voluto? Ecco, basti notare questo, che da quando si sono riscoperte le leggi di Mendel all'inizio del Novecento fino al 1947 non c'era nessuna informazione sulla localizzazione di geni umani su particolari cromosomi umani.
proprio perché la scienza della genetica umana era una scienza applicata, non sperimentale. Quando si è fatto con la scoperta dell'uomo topo, nel 67, nel giro di pochi anni, nel giro di una decina d'anni, da informazioni quasi zero, nel numero di correlazioni tra geni e cromosomi che si potevano contare con le dita di una sola mano, si è arrivati a 300-400 geni. Dall'80 in poi, dal 78 in poi, con le applicazioni molecolari a questa sorta di attività, il numero di assegnazioni di geni a cromosomi è aumentato enormemente con una velocità costante che non accenna a diminuire. Adesso siamo sui 2000-3000 e certamente questa sorta di informazione aumenterà rapidamente, e quando il professor Renato Dulbecco accennava, immagino in una delle precedenti trasmissioni, che ormai si è deciso di partire per andare a fare la sequenza di tutto il genoma umano a livello del DNA, evidentemente è quella la meta definitiva, alludeva la possibilità oggi, anche se costosa, anche se indaginosa, di poter mettere uno dopo l'altro i mattoni del DNA e quindi conoscere la sequenza completa del genoma umano. Sarebbe estremamente importante, sarebbe un punto di arrivo basilare sulla genetica. Certo. Tra l'altro, quanti sono poi i cromosomi 50? I cromosomi sono 23 paia, 46 cromosomi. Sì. I nucleotidi, cioè questi mattoni del DNA, sono una grande quantità, sono 3 miliardi di, per ciascuna cellula, 3 miliardi distribuiti appunto su questi 23 paia di cromosomi. Il computo va fatto sui 3 miliardi? La mappa completa, la sequenza completa va fatta sui 3 miliardi, solamente che di questi 3 miliardi c'è molto DNA che in effetti non sappiamo che cosa ci faccia, ma che non ha niente a che vedere con la funzione diciamo specifica di un'attività, quella che noi consideriamo l'attività del gene. Cioè c'è molto DNA di ripetitivo, lo chiamiamo noi, come se fosse una sorta di zavorra, ma può darsi che questa zavorra nasconda dei significati che ci sono sfuggiti, e di qui l'entusiasmo di Dulbecco e di Gilbert di cercare di analizzarlo dettagliatamente per vedere appunto di formulare delle nuove correlazioni che possono portare a nuove interpretazioni. Perché in questa zavorra ci potrebbe essere una scoperta sensazionale. Certo, senz'altro. Il motivo principale che diciamo giustifica questo sforzo è cercare di fare qualche passo verso la comprensione del differenziamento. Differenziamento vuol dire questo: perché mai da una cellula fecondata, l'uovo, dalla quale deriva tutto il resto dei miliardi di cellule di cui siamo composti, perché mai noi non siamo un banco di coralli, di tutte cellule uguali, perché diventiamo quegli esseri così diversi in ciascun millimetro quadrato, per non dire di più, del nostro organismo? Questo è il differenziamento, e come questo succeda, come cellule con lo stesso bagaglio finiscono col fare cose diverse, l'emoglobina, infatti, o la cellula del muscolo e compagnia, è un mistero al quale nessuno si è ancora avvicinato. E il sogno del biologo molecolare, la giustificazione per questo sforzo, è diretta anche alla comprensione del differenziamento. Io innanzitutto ringrazio la Monte Edison per questa singolare esperienza, e poi mi scuso prima di cominciare con l'uditorio, al quale ho promesso una storia romanzata, ma non troppo, non so se ci riuscirò, probabilmente scontenterò tutti gli amici. E gli amici del mestiere, ne vedo qui purtroppo diversi, avevo loro raccomandato di non venire stasera, e invece le persone che non sono addette ai lavori, comunque farò del mio meglio. La storia dell'eredità nell'uomo indubbiamente è cominciata molto prima della genetica vera e propria, della genetica così come la chiamiamo oggi, ma bisogna ovviamente, facciamolo subito, cominciare dall'abate Mendel posso avere la prima diapositiva, per parlare di genetica sperimentale propriamente detta. Mendel, come tutti sapete, aveva intuito la necessità di fare degli esperimenti di genetica dopo avere prodotto nel suo laboratorio per eccellenza, nel suo giardino, dei piselli puri, delle linee pure di piselli, e soltanto dopo essere riuscito per autofecondazione a far questo, è riuscito a vedere quello che tanti altri non avevano visto, le leggi della segregazione, le leggi dell'indipendenza.
Ma il momento veramente eccitante della genetica, quando finalmente si capì che la base, la matrice dell'eredità è il famoso DNA, è avvenuto quando si è scoperto che i batteri hanno un sesso anche loro. Questa è un'immagine famosa dove si descrive al microscopio elettronico il passaggio di materiale genetico da un batterio all'altro, da un batterio maschio a un batterio femmina. I batteri erano sempre stati considerati degli individui degli organismi che si riproducevano asessualmente, e in effetti è quello che succede per la maggior parte delle volte, ma talvolta non è così. Ci sono dei batteri che realizzano questa sorta di scambio. La cosa strana è che il maschio, una volta dato via il proprio contributo, diventa femmina e la femmina diventa maschio. Questi fenomeni furono scoperti indipendentemente sia in America dal Lederberg e collaboratori, che in Italia dal nostro Luca Cavalli Sforza, che lavorava proprio qui a Milano al Sieroterapico Milanese, che aveva già diverse volte visitato laboratori di grande fama in Inghilterra. Questa strada, cioè la dimostrazione della sessualità dei batteri, fu quella che portò alla realizzazione che il DNA, del resto noto già dal tempo quasi di Mendel, perché Miescher l'aveva scoperto nel 1869, 4 anni dopo la pubblicazione delle leggi di Mendel, il DNA, questa struttura nell'interno delle cellule, nel nucleo, nell'interno dei cromosomi, era effettivamente il vettore responsabile dell'eredità biologica. Ecco qui come appare una sequenza di DNA tagliata in frammenti e separati in modo tale da poter riconoscere la struttura primaria del DNA. Quando si fanno delle sequenze di intervalli di DNA si hanno delle immagini come quella che vedete qui, che il cartonista ha riepilogato in questa maniera. A che cosa serve questo studio della sequenza del DNA? Ma tra le altre cose, a comprendere uno dei fenomeni che sempre è ancora incomprensibile, dei più affascinanti, cioè il fenomeno del differenziamento normale, che poi è la base per poter spostarsi verso il desiderio di realizzare la comprensione del differenziamento patologico. Perché da una cellula fecondata, così espressa nel cartoon, da dove derivano 2 per sdoppiamento e poi 4 e poi 8 e poi 16 e poi 32 e poi milioni e poi miliardi e poi trilioni, poi finalmente l'embrione sviluppato, finalmente l'adulto. Perché noi siamo così diversi in ciascuna nostra parte? Perché non siamo un banco di coralli come dovrebbe essere, visto che tutte le nostre cellule hanno quella stessa informazione genetica ricevuta al momento della fecondazione dell'uomo? E questo è uno degli aspetti più affascinanti e più insoluti della biologia, delle cui ramificazioni si introducono tante altre problematiche, come per esempio il perché delle malattie, il perché dei tumori, il perché delle anomalie del differenziamento. Questo significa mappare, andare a cercare a livello del DNA la sequenza dei geni significa fare una mappa, esattamente come si può fare una mappa di un paese, una mappa di una città, più o meno accuratamente. Ma ovviamente in certi organismi animali come batteri e virus questa mappa per davvero è una mappa che comporta la sequenza di nucleotidi. Nell'uomo non è stato mai così. Ed è chiaro che prima di tutto non è stato così perché l'uomo non è stato un animale da esperimento e non lo è ancora, e speriamo che non lo diventerà mai. È impossibile sperimentare, almeno nelle condizioni migliori, per tanti motivi, anche se fosse ammesso, perché c'è un tempo troppo lungo di generazione, perché ci sono troppi cromosomi, 23 paia per cellule, e perché non esiste la possibilità di fare delle linee pure, come aveva fatto il Mendel con i suoi piselli. Ecco perché l'accumulo di informazioni grossolane, non a livello del DNA, ma a livello di geni, di funzioni, di geni che controllano particolari caratteristiche normali o patologiche, è andata avanti con un'estrema lentezza. Professor Siniscalco, se, mi auguro presto, si arrivasse a questa mappatura del genoma, sì.
e quindi a questa completa identificazione. Questo cosa sta a significare? Che una serie di malattie, dal cancro in giù, forse troverebbero una soluzione, perché se è vero il cancro, la cellula impazzita che poi attacca altre cellule facendole morire, eccetera, 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 questo da ignorante verrebbe fatto ripensare così. Dunque, dico subito che la sequenza totale del genoma umano sarà un punto di partenza, non un punto d'arrivo. Il motivo è semplice. È un lavoro enorme, appunto, quello di identificare come sono distribuite ben 3 miliardi di mattoni, ma comunque sarebbe un lavoro fatto su un solo tipo di cellule, su un solo individuo dal quale questa cellula è derivata. In effetti le complicate correlazioni tra il nostro bagaglio genetico, la predisposizione alle malattie o la malattia vera e propria o le anomalie che si verificano nella vita di ogni giorno, queste sono un problema di migliaia di individui in migliaia di circostanze diverse. Quello che noi siamo, malattia compresa, non è tutto genetico o tutto ambientale, è un'interazione tra ambiente e natura. Dove può valere l'uno o l'altro in maniera diversa. Quindi quello che bisognerà fare, una volta avuto, diciamo, il codice generale, e poi dedicarsi ai problemi particolari. In altri termini, per andare a comprendere perché in certe circostanze naturali si ha una distribuzione particolare di malattie in certe zone, diciamo per esempio le zone del mondo che erano e che sono ancora molto fortemente colpite da flagelli come la malaria, come la febbre gialla, come il colera. Beh, in queste circostanze la natura ha giocato degli artifici che noi non conosciamo ed ha permesso probabilmente a certe costituzioni genetiche di sopravvivere malgrado questi flagelli. Quindi andare a chiedere alla natura che cosa ha fatto a livello molecolare, andare a capire che cosa ha fatto, è un problema che non si esaurirà con la sequenza di un solo genoma umano, ma che bisognerà affrontarlo studiando a questo livello, a livello del DNA, centinaia di individui in centinaia di condizioni diverse, magari non per tutto il genoma perché è impossibile, ma per zone del genoma che si sa sono state sottoposte alla selezione naturale. Com'è difficile? Cioè, com'è difficile? No, mentre lei parlava riflettevo come forse 20 o 30 o 50 anni fa, se si parlava di medicina, qualcosa si capiva. Mi sono reso conto che ormai gli scienziati sono entrati in una loro atmosfera. Sì, che spesso non riescono a capirsi neanche tra di loro. Anche questo è vero. Prima, lo dico ai telespettatori, mentre non stavamo registrando, io ho fatto una domanda al professor Siniscalco, ma poi noi, usando delle speciali forbici, che sono gli enzimi, tagliamo non so che cosa, e io lì ho capito che era un baratro, cioè che io, non sapendo bene cosa sono gli enzimi, perché diventavano forbici, e non c'era più modo di... E capivo che era un universo sconosciuto. Sicuramente loro arriveranno a fare la mappatura del genoma, ma poi noi dovremo capire il loro universo, la verità è questa, poi ci sarà bisogno di una comunicazione. Sì, da questo punto di vista. Ci vorrà qualche fantasioso cartonista che riesca a riprodurre questi concetti, certo, e questi fatti in maniera comune, e certamente non ci mancherà. A lei le piace come all'inizio il suo lavoro, la genetica? Ah certo, diventa sempre più divertente, sempre più complicato. E poi io non chiamo la genetica qualche cosa di a sé stante. La genetica non è che lo sforzo della ricerca biologica in generale, non è che lo sforzo di comprendere l'evoluzione biologica. La genetica non è che un mezzo, non è che un nome. In genere si usano approcci complementari tra di loro e molto diversi, come la biologia molecolare, come l'immunologia, come la chimica, la biochimica, talvolta la fisica. Lei quanti pazienti o famiglie di pazienti tratta? Mi spiego. Lei ha delle persone evidentemente, no, se non in cura, comunque in osservazione, immagino.
perché dalla genetica derivano una serie di malattie. Sì. O comunque si ascrivono alla genetica una serie di... si tratta di... Ecco, mi sta arrivando un libro che io prendo tranquillamente perché poi, ecco, riguarderà proprio il professor Siniscalco. Dunque, dicevo, dalla genetica quindi deriva il diabete, derivano altre malattie ereditarie. Ecco, nel suo rapporto con i pazienti e con i familiari dei pazienti, cosa dice? Come riesce a spiegare? Sì, dunque bisogna precisare che il genetista non si interessa soltanto alle malattie, ma alle differenze. La stessa malattia non è malattia nel senso assoluto della parola. Un qualche cosa di una differenza talvolta può fare malattia in certe circostanze ambientali e normalità in altre. Faccio per dire, c'è una mutazione genetica che tra le altre manifestazioni ha l'assenza di ghiandole sudoripare, cioè non, i pazienti affetti da questa malattia non possono sudare. Ecco, io sono escluso chiaramente da questo tipo di malattia, meno male. Una malattia del genere vuol dire morte in Africa, ma vuol dire addirittura vantaggio tra i lapponi. Ecco dunque un esempio limite per dirle che effettivamente non esiste il classificabile nel senso assoluto. Voglio dire che anche il gene buono, il gene cattivo, è molto difficile, se non impossibile, classificarlo. Ecco perché a coloro che pensano che la genetica sia in effetti uno sforzo per eugenico, per migliorare il bagaglio genetico della specie, rispondo che non è vero, non sappiamo quello che è buono e quello che non è buono neanche oggi nelle nostre circostanze ambientali, ecologiche. Figuriamoci se possiamo predire quello che potrebbe succedere migliaia o milioni d'anni lontano da noi. Quindi l'unica cosa che certamente è una cosa giusta è quello di cercare di mantenere la massima variabilità nell'ambito della specie, perché qualunque cosa succeda la specie possa sempre salvarsi. Sto parlando da un punto di vista così quasi impersonale. Oh, io ho letto, se lei ha fatto anche delle conferenze sulla poesia napoletana e sul dialetto napoletano. Sì, sì, certo, sono le uniche cose che mi preparo, ma non le ho preparate adesso, se questo che vuole dire. No, però ho visto che è entrato un libro prima, sono alcune poesie di Salvatore Di Giacomo e credo di sapere che lei ama Salvatore Di Giacomo, no? Certo, certo. C'è, non lo so, una poesia di Salvatore che chiama particolarmente Lettera Amirosa, qui quale? Ecco, Lettera Amirosa. Vediamo, qua. Ma la deve far scegliere perché altrimenti... No, questa è molto bella, questa Lettera Amirosa, però la scelga lei, per carità. Sì. Vediamo. No, sa, perché andiamo un po' più sul comprensibile. La Samma fa Dio, meglio nota col... titolo di Amapata. A Domenica e Pasqua del 1900, o Padre Eterno che si è sussuto sempre in te primore, di buonissimo umore società in mercè sette, fece chiamare San Pietro e le dicette: Piesiente, stamattina è una bella giornata e l'aria è fina fine, vorrei fare una scappata in terra, che te ne pare? Ma, dicette San Pietro, santo napolitano è in paraviso capo guardaportone, ma lei siete il padrone. Volete vedere a terra? E fate pure, però vedete, francamente, a terra è un poco afflittiva, va avesse a disgustare. Ma che dici? Su, vestiti, scendiamo, dove ci fermeremo? Dove andiamo? Napoli, che ti pare? Sì signore, si dice, vire Napoli e po' muore. E senza perder tempo, là per là, San Pietro si vestette come il fo. Un pantalone inglese a quadriglie, un gilet come portano i cocò, tutto piselli verdi in campo blu, cappiello a tubo, cravatta a rabà, scicco stiffelio di color rapè e un piccolo bastone di bambù. Sto bene, elegantone, andiamo dunque, e diamo quando mi piglie guante. Ed in un batter d'occhio eccoli a Napoli, in mezzo piazza Dante. Professore Siniscalco ha letto una parte di questa poesia di Salvatore Di Giacomo, La Samma fa Addio, no? E l'ha interpretata oltretutto, quindi volevo sapere, ma questo suo rapporto con la poesia, che non è soltanto il rapporto con la lingua di Napoli, quindi la città dove lei è nato e dove lei ha studiato, dove lei si è laureato e dove lei ha cominciato a lavorare, ecco, questo rapporto con la poesia è un rapporto costante, domando, ed è un rapporto che l'aiuta a superare forse certi snodi
Certo, senz'altro così. Il napoletano, come sa, e io, anche se avevo la mamma romana, mi ritengo napoletano puro sangue, ha dei mezzi speciali per comunicare, a volte dei mezzi senza parole. E per me la comunicazione è importantissima quando devo convincere i genitori, i parenti in generale, del paziente malcapitato che devo studiare, a dare la loro collaborazione, perché loro sono perfettamente normali. Talvolta non si tratta neanche di una malattia, si tratta di una differenza che per noi genetisti ha importanza, che vogliamo cercare di comprendere, e bisogna riuscire ad avere la partecipazione, la collaborazione, molto spesso facile, ma talvolta non facile, degli individui che stanno benissimo, che non ne vogliono sapere di questo nostro interesse non richiesto. La differenza tra il medico comune e il genetista è che il medico comune viene richiesto dalla sua opera dal paziente malato, il genetista invece va a interessarsi di quelli che stanno bene nella famiglia. Lei crede in Dio? Io per definizione sono un agnostico, cioè non posso rispondere in una maniera univoca alla sua domanda, e non sarei uno scienziato se non fossi un agnostico. Sono pronto ad accettare tutto al momento che lo vedo dimostrabile. Naturalmente ci sono delle cose che non sono nell'ambito della scienza, perché la scienza ha bisogno del fatto misurabile, e ci sono delle particolari aree del pensiero dove il fatto misurabile non può esserci. E per partito preso, proprio per convinzione filosofica, sono un agnostico, perché se dicessi sono un ateo o se dicessi sono un credente, avrei dato una soluzione a problemi che non possono essere risolti. Non mi sento di rispondere né in una maniera né nell'altra. Molti auguri per il suo ritorno a New York, ma anche per il suo rientro poi in Italia, in Sardegna, a studiare sempre, comunque a continuare a studiare. Grazie. In Italia nelle scorse settimane si è parlato molto, c'è stata una tempesta, forse in un bicchiere d'acqua su molti giornali, sulla possibilità di creare un organismo ibrido uomo-scimpanzé. Il fatto strano è che ne ha parlato un antropologo, cioè un non addetto ai lavori, e se ne è, naturalmente questo ha suscitato moltissime discussioni anche a sfondo morale, eccetera. Io non le voglio chiedere se questo è possibile o no, perché mi sembra che lei, interpellato dai giornali, abbia già risposto che è impossibile. Ma le volevo chiedere se in America succedono queste cose, cioè succedono questi fenomeni di costume o no? In America forse tutti non sanno che per fare della ricerca non solo è necessario avere l'assicurazione della commissione etica, per così dire, nell'ambito dell'istituto dove si lavora, ma questa non è sufficiente, ci vuole quella dell'istituto nazionale di sanità, di sanità nazionale. Ci sono enormi filtri per poter giudicare degli interventi, sia pure banali, anche molto più semplici, semplicemente per esempio il diritto a far crescere in laboratorio un ceppo di topi o cose di questo genere. Bisogna fare i conti con l'Istituto Superiore di Sanità, per così dire, americano, per avere il permesso di fare tutto ciò. L'etica dell'individuo, il raccogliere il sangue, che noi ancora qui facciamo molto facilmente, prevede la realizzazione di un certo protocollo senza il quale quell'indagine non si fa. Se si comincia a farla senza avere l'autorizzazione del permesso, i soldi vengono tagliati. Quindi l'unico paese, mi sembra, dove questo esperimento non si possa fare così senza che nessuno lo sappia, è proprio l'America. Quanto al concetto, l'ho già detto, l'argomento più convincente è che nell'ambito della specie umana, tra gli aborti spontanei, che certamente non sono pochi, il 50% degli aborti spontanei comportano anomalie cromosomiche, modeste anomalie cromosomiche nell'ambito della specie. Figuriamoci un poco un embrione che fosse la fusione di due corredi così profondamente diversa, in barba al numero dei cromosomi, che non significa niente, ma così profondamente diversa, non avrebbe nessuna probabilità di andare al di là di poche divisioni, seppure ci va. Questo è il mio parere. Quanto poi all'utilità di una ricerca, di una tematica del genere, che cosa significa fare uno o due esperimenti del genere quando la distanza genetica c'è
modo di misurarla in modo molto preciso, proprio con la sequenza delle proteine, con la sequenza del DNA, in maniera molto accurata e molto più convincente. Bene, abbiamo concluso anche questo secondo appuntamento con l'uomo scienziato e quindi non mi rimane che ricordarvi che la prossima settimana parleremo con un personaggio abbastanza straordinario, uno dei più famosi e importanti geografi viventi, lo svedese Gunnar Olsson. Il professor Olsson ci parlerà della geografia del territorio, ma non soltanto di quello, anche di un'altra geografia, che è la geografia del territorio che abbiamo dentro di noi. La puntata si chiama infatti La geografia parla, lo spazio sociale del silenzio.